Ciao a tutti, sono Pietro Riccio, gestore, creatore e sviluppatore di Case Vacanza. Faccio questo mio filmato proprio da una casa vacanza di Napoli che ho preso per una settimana per un matrimonio di un mio figlio. E stamattina, mentre riflettevo sul perché creare le case vacanze, e Napoli è una città ad alto turismo, quindi è frequentatissima, è pienissima. E quindi nelle ultime settimane ci sono stato spesso e ogni angolino, anche più sperduto, nei bassi, nelle zone diciamo un po' degradate, nelle zone tristemente famose, in quelle invece storicamente famose, sono nate tantissime case vacanza e funzionano. E io pensavo, perché mi sta funzionando a me, a Maurizio e agli altri del nostro gruppo, ci funziona Reggio Emilia, che invece, diversamente da Napoli, non è turistica, non ha il mare, che è un'attrazione fondamentale per i turisti. Ma allora stavo pensando e voglio condividere con le persone che stanno iniziando questo percorso e molte persone che seguono. Alla fine anche noi, me e Maurizio, che grazie alla pagina YouTube, ai miei filmati, a quello che mettiamo su Facebook, molte persone si stanno avvicinando e ci chiedono informazioni. Quindi sono contento di condividere e dire che anche una città non turistica come Reggio Emilia ha le sue richieste di affitti brevi. Questo perché? Perché Reggio Emilia c'è un altro tipo di turismo, non vengono quelli che vanno al mare, ma c'è il turismo ospedaliero, che è una fascia, diciamo, molto poco conosciuta e molto poco servita. E quindi noi siamo andati ad individuare proprio un grande bisogno che c'era nella città, perché ci sono tanti hotel, però gli hotel hanno un altro prezzo, hanno un altro tipo di prezzo e hanno un altro tipo di servizio. Quindi chi va in hotel perché magari ama l'hotel, ama le comodità di un hotel, mentre chi cerca la casa vacanza è perché cerca la comodità e le comodità di un appartamento, quindi di una guest house. E quindi noi abbiamo due strutture, altre tre in partenza, siamo sempre pieni, abbiamo tante richieste. Allora, nel riflettere il perché, è perché nelle città non ci sono solo i turisti che vanno per andare a guardare i musei o gli scavi o le cose storiche di una città, ma c'è purtroppo un tipo di turismo che è quello che va a fare le camion nelle città e viene accompagnato da qualche parente o che va a fare un intervento nelle città dove ci sono gli ospedali importanti e viene comunque accompagnato da qualcuno che è giusto che abbia le comodità molto similari alla sua casa, visto che è in un bruttissimo momento, è giusto che almeno si faccia in modo di dargli più o meno le stesse comodità che avrebbe a casa sua. Noi questo l'abbiamo studiato, ormai è un anno e mezzo che abbiamo anche applicato sul campo quello che stavamo studiando ormai da 2 o 3 anni e funziona bene proprio perché abbiamo strutturato un sistema, oserei dire quasi perfetto, dove le persone sono contentissime di noi, ritornano, ci fanno tanta pubblicità tra le persone che come loro hanno gli stessi bisogni, quindi riusciamo a volte a raddoppiare, a volte a triplicare con il front office quello che invece facciamo con le famosissime piattaforme che sono usate per cercare hotel e case vacanza. Quindi parenti anche di persone che magari il nord è pieno di persone che sono emigranti, che sono venuti al nord a lavorare e ogni tanto vengono in visita da loro dei parenti dal sud che però diversamente dal sud si dorme magari scomodi anche a terra con i materassi a terra, al nord c'è un po' più di come posso dire di attenzione, di accortezza per i parenti e quindi gli si prenota una casa vacanza, quindi gli si danno tutte le comodità che le persone hanno a casa loro e poi magari però si va a mangiare, a cenare dai parenti ai quali uno è andato a fare visita. Ci sono tanti altri perché, tante altre situazioni che permettono e prevedono la crescita e lo sviluppo delle case vacanza, ma se dico tutto adesso magari il filmato diventa lungo e pesante. Invece preferisco
fare dei filmati brevi e magari condividere con le persone che sono interessate a questo settore quelli che sono i miei pensieri. Quindi con questo saluto tutti gli amici che mi seguono dalla mia bellissima Napoli, questa meravigliosa casa vacanza a faccia sullo stadio San Paolo. Io non, anche pur non essendo un gran tifoso, per comunque amo la mia città e ho nel cuore la mia squadra, anche se poi non sono un tifoso di quelli proprio che va pazzo, che vede tutte le domeniche le partite, però è piacevole stare qui e guardare anche lo stadio dalla finestra. Quindi detto questo, un saluto a tutte le persone che vedranno il filmato, e questo filmato lo metterò anche sul mio canale YouTube, quindi se ti interessano anche altri miei pensieri che condivido di solito con la mia camminata mattutina, iscriviti al mio canale YouTube, così rimaniamo più in contatto e ti arriveranno tutti i miei filmati. Una buona sera a tutti e al prossimo filmato. Ciao da Napoli.